ragazzi! Ciao! Oggi vi vogliamo far vedere come abbiamo addobbato in modo natalizio il nostro soggiorno! Sì! Vediamoli, sta facci strada! Ve lo ricordate com'era prima? Tutto spoglio, tutto bianco, tutto freddo? Invece adesso... è già Natale! Con il cane in mezzo! Per questa trasformazione in realtà abbiamo usato soltanto due cose, e cioè questo filo lunghissimo di luci che abbiamo fatto passare ovunque, anche intorno alla cuccia di Kiro, sul tavolo, sul divano, anzi il divano ci è servito proprio per attaccare la presa della corrente, perché come sapete noi abbiamo questo divano full optional che ha anche le prese della corrente. Poi qui abbiamo messo un piccolo presepe, anche questo con le luci, anche se in realtà questo l'avremmo preso per la nonna, poi glielo regaleremo. Sì, anche la nostra moto, guardate, è diventata un pezzo da c'è anche il nostro piccolo Boo che ci fa compagnia. Ma per rendere l'atmosfera ancora più calda e natalizia abbiamo anche messo un mega caminetto, Alissa! Sì, ma questo è davvero mega! È davvero mega! Ma il bello di questo caminetto è che non brucia, lo potete anche toccare. In realtà è un video su Netflix che va avanti così per sempre con questo caminetto scoppiettante. C'è anche la versione con la musica, però questo è più realistico. Non scalda, diciamo, con il calore, però comunque crea calore nella stanza, vero? Sì. Fa una bella atmosfera. E così, insomma, questo è il makeover del nostro soggiorno. Anzi, lo vediamo al buio? Sì. Alexa, spegni luci. E voilà. Ancora più bello. In realtà le potremo sistemare anche meglio, eh? Adesso le abbiamo messe così in modo un pochino provvisorio, perché intanto volevo capire quanto era lungo questo filo, perché era lunghissimo, 50 metri, quindi ho iniziato a passarlo, però non sapevo fino a dove sarebbe arrivato, quindi intanto l'ho messo così. Poi adesso che so quanto è lungo, magari lo sistemeremo meglio. Comunque, Alexa, accendi luci. Comunque, ragazzi, vogliamo anche sfruttare questa atmosfera natalizia per aprire due regalini in anticipo che ci sono arrivati qui da Lush. Apriamo prima quello piccolo. Ok, come sapete noi siamo delle fan di questi prodotti perché ci piace un sacco farci il bagnetto e poi sono profumatissimi. Sì, questo è più pesante di quello più grande. Ah sì? Sì. È più pesante questo, quindi è concentrato. Invece questo ci saranno cose magari più voluminose ma leggere. Vediamo. Silenziamo un attimo il caminetto. Questa è una funzione che nei caminetti veri non c'è, e non c'è neanche per il russare del cane Kiro. Allora, cosa fai? Un'operazione chirurgica? Sì, io qui già vedo un foglietto. No, ok, apriamolo bene. No! Ah! L'abbiamo aperto troppo tardi, Alissa! A Natale apriamo Halloween. Sì. Ok, vediamo che cosa ci siamo persi questo Halloween. Guarda, già vedere il giallo. Oh. Che è? Ma che è un UFO? Si chiude così, no? Mm-hmm. E nella vasca lo apri e dentro ci sono... I sali da bagno. Fammi sentire. Oh, che bello! Ma il profumo com'è? Oddio, buonissimi! Bello, bello! Ma chi se ne importa che non è più Halloween? Questo è bello lo stesso. Vedo qualcosa di azzurro e bianco. Che è? Un alieno! Oh, che bello! Sei tu, Alissa, ti ricordi che tu un giorno mi hai spiegato che tu sei un'aliena? Sì. Oddio, cosa sarà? Un sapone solido? È un super profumo. Ma è buonissimo! Ma come fanno a fare sti profumi così? Questo è per ora il mio preferito, di odore. Poi bisogna vedere che effetto fa. Qua ci sarà qualcosa o altri due scompartimenti, eh? Questo già vedo che è un sapone. Cos'è, un fantasmino? No, che carino, sì! È un fantasmino saponetta! Ah, che bello! Poi, sai che questi di solito sono proprio dei saponi solidi? Tu ne stacchi un pezzettino, poi fanno un sacco di schiuma. Sì. E ti ci puoi lavare anche i capelli, a volte sono degli shampoo. Ma mi senti, è un po' tipo limone. Non mi piace il limone. Ok, allora ti faccio paura davvero. No. Bene, questo lo uso io. La cosa che io volevo... Scrub labbra. Bello! Questi sono buonissimi perché sono fatti con lo zucchero. Questo è mio. Il più dolce degli scherzetti di Halloween per labbra che non temono l'autunno. Dai, fammi vedere come funziona. No, ma è tantissimo. Allora, tu ne metti un po' sul dito. Sì. E poi te lo metti sulle labbra. Lo devi strofinare forte perché ti toglie tutte le screpolature. E poi alla fine te lo puoi anche mangiare quello che resta sulle labbra. Com'è? Buono.
ha un sapore particolarissimo, sa proprio di autunno. Buono. Cioè, bello. E questa, ragazzi, era la box della Lush autunnale. Sì. Ma ora vediamo cosa c'è in quest'altra. Ok, passiamo al secondo pacco. Questo effettivamente era pesante perché c'erano quattro cose. Vediamo qua. Beh, questo è più grande. Qui siamo arrivati con la neve. Snow Fairy, il ritorno. No, vabbè. Sì, questa è di Natale. Questa è giusta. Oddio, ho già visto questo. Ma è scritto? Levo un attimo qui, Ma questo è un vero e proprio regalo di Natale. No. Sei pronta all'unboxing? Sì, assolutamente. Alexa, luce 100%. Ok. Magia, magia. No, ma questa scatolina è bellissima, ce la dobbiamo tenere questa, È bellissima. Questa è per Bia. Abbiamo il regalino anche per lei. Vediamo se gradisce. Bia. Ah. Gli piace. Ok, ma torniamo qua. Vai. Oh, molto rosa. Eccolo qua. Questi gel doccia, ragazzi, sono stra mega buoni perché ne abbiamo già provati altri di altri gusti e erano uno meglio dell'altro. Come sarà? No, vabbè. No. No, no, no. Mamma mia, sa di caramella. Buonissimo. Viene voglia di mangiarselo, però non farlo. No, assolutamente. Che cos'è quello? Una bomba da bagno. È una bomba? Mi sa proprio di sì. Sì. Oh, che carina. È bellissima. Sentiamo l'odore. No, uno meglio dell'altro, mamma. Io mamma. Proprio ieri mi sono fatta il bagno con una delle bombe Lush che ci avevano mandato, che lo so che te l'hai ritenuta tu, però non ho resistito. Tanto lo sapevo che poi ne arrivavano altre. Ho voglia bagnetti qua. E quello mi sa che è un altro sapone solido. Sì, 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 perché vedi, questi si staccano i pezzi. È anche un po' scrub. No, non mi dire. Non mi dire, è una crema corpo. Una crema? No. Questa farà la pelle morbidissima. Ma è tutto rosa, è più rosa questa della box di Barbie. Vero. Vero? Sì. Ali, ti stai facendo le guance un po' rosa. Senti l'odore, senti l'odore. Devo scoprire cos'è. Adesso do una leccatina. No, scherzo. No. Finito? Sì. Vediamo, sì, finito. Però c'è rimasta la scatolina bellissima che possiamo utilizzare per metterci tutte le nostre cosine piccoline, le sorpresine che abbiamo in giro. Sì. Allora, secondo me le cose che mi sono piaciute sono queste. La crema, questo, questa qui. La saponetta, sì. Questo e lo scrub. Quelli dei tuoi preferiti, Sì. I miei, l'UFO, perché ha anche questa sorpresa dentro, quindi è particolarissimo. La crema, perché fa una pelle morbidissima. Ragazzi, questa non ve la possiamo descrivere, la dovete provare. Sa proprio di zucchero filato alla fragola, è buonissima. Poi, come terza scelta, io dico la bomba, questa qui rosa, perché è bellissima la forma. E poi sono sicura che farà venire tutta l'acqua rosa e glitter. E io adoro farmi il bagno. Oddio, nell'acqua rosa. Lei me l'ero completamente scordata, anche lei c'è nella mia categoria, non l'avevo vista. Dai, facciamo mezza per uno però. Sì. E poi avevamo invitato anche Bu in questo video e poi invece non l'abbiamo neanche preso. Va bene, ragazzi, allora, questo video per oggi finisce qui. Vi abbiamo fatto vedere in che modo abbiamo iniziato a decorare la nostra casa, partendo da questa stanza in modo natalizio, ma non è finita qua perché mancano ancora un sacco di altre decorazioni. Tra cui l'albero. Chissà, dove lo potremo mettere l'albero, visto che qua non c'è spazio? Qua sul muro. No, possiamo fare un albero di quelli che si appendono al muro. Non li ho mai visti. Vabbè, non lo so, neanche io, ce li inventiamo. Vabbè, oppure uno piccolino. Vabbè, troveremo il modo, non lo so. Magari ve lo faremo vedere nel prossimo video. Per oggi noi vi salutiamo, ci andiamo a fare un bel bagno e ci vediamo al prossimo video. Ciao!